Grande Lecce per 75 minuti, poi i pugliesi si sono fatti raggiungere da un Ascoli divenuto per soli 10 minuti sorprendentemente autoritario. È tutta qui la sfida più importante della Serie B. Lecce è sempre all'attacco, in avvio e nella prima parte della ripresa con numerose occasioni gol. E la rete è arrivata meritatamente al 75esimo dopo un cross di Scarchiglia e l'incornata vincente di Biondo alla sua prima rete con la maglia del Lecce. Il pareggio dell'Ascoli a fronte di un Lecce improvvisamente in affanno all'85esimo con un tiro in mischia di Cavaliere. Negli spogliatoi Bolchi risponde così a chi parla di pareggio pilotato, come avvenne anche per la gara col Monza. Non rispondo, credo che chi fa queste illazioni dovrebbe essere arrestato, che le dica. Cioè, sono cose che non stanno né in cielo né in terra, quindi non do nessuna risposta. Guarda, io ho detto settimana scorsa per un episodio che mi riguardava che c'è libertà di stampa e ognuno può scrivere quello che voglia. C'è stato un giornale che ha inventato letteralmente, non una mia trattativa, una mia conclusione di trattativa con una squadra, ha inventato che io sono andato da Cataldo e Iurlano a dirgli che oramai vado via e non ho reagito, non ho detto niente, quindi purtroppo c'è libertà di stampa in questo paese. Quando viene usata come la usa qualcuno bisogna dire purtroppo. Direi che le cose sono rimaste pressoché invariate, noi abbiamo un piccolo margine di vantaggio, ripeto, peccato perché con questa vittoria di oggi avremmo messo un'ipoteca serissima alla vittoria del campionato. Salomonico, il giudizio del tecnico ascolano Dante Fortini. Siamo riusciti a pareggiare, io penso meritatamente, ed è un punto che serve ad entrambe le squadre, secondo me, per questo finale di campionato.